inizia qui il nostro viaggio nella moda. Siamo alla Fortezza d'Abbasso di Firenze, dove oggi si aprono le danze per Pitt Immagine Uomo 86. La manifestazione internazionale per eccellenza qui a Pitt Immagine Uomo 86, dove quest'anno saranno presenti 1030 marchi, dei quali il 40% esteri, e infine non mancheranno le 70 collezioni donna. USA Polo cosa propone per la prossima collezione? Ma tante novità, a partire dai sempre bellissimi, vivaci, freschi colori che ci contraddistinguono. Una novità su tutte è il papillon sull'Apollo, quindi un vezzo, diciamo, un particolare molto carino da poter indossare in una veste un po' più casual e elegante. È un look, io lo chiamo un po' per tutti i giorni, no? Oggi si va a lavorare in jeans, una giacca spezzata, un pantalone khaki, una bella camicia di lino, un Apollo, quindi è un look che una volta veniva chiamato per il tempo libero, per il weekend. Oggi invece è un look che troviamo a tutti i livelli, più o meno dal lunedì alla domenica, ecco, quindi. Ciao Elena da USA Polo, non è la prima volta che vieni a Pitt Immagine Uomo qui a Firenze, come vivi questa esperienza? Ma bene, perché sono contenta e soprattutto di lavorare in un marchio che mi rispecchia personalmente, nel senso, di solito quando accetto anche di lavorare, di fare da testimonial per un marchio, è importante che sia un marchio che mi rispecchi, ecco, nel senso, vado in giro io anch'io così tutti i giorni, non è che mi vedi con gli abiti da sera o con tacchi o robe troppo striminzite addosso. Quindi preferisci l'abbigliamento semplice, casual, qual è l'indumento che preferisci indossare? Casual però alla moda. L'indumento che preferisco indossare sicuramente è i jeans e anche le camicie, come questa con una t-shirt, una canotta sotto. Tu, dalla modella alla conduttrice all'attrice, qual è, ecco, il ruolo che ti senti più addosso, il lavoro con cui che preferisci? Sono tutti ruoli che mi piacciono, perché sono tutte cose che ho sempre voluto fare, non c'è nulla che rinnegherei, soprattutto anche perché sono tutte cose che ho accettato di farle perché sono dei bei progetti, altrimenti non le avrei fatte, ecco, non mi ha mai costretto nessuno. Forse c'è solo una cosa che non avrei fatto in passato, è stato Stadio Sprint, dove leggevo le schedine, che ero totalmente inutile perché ero semplicemente una bella ragazza che leggeva le schedine. Hai già qualche progetto, qualche proposta che ci vuoi svelare? No, non posso, perché quando sono in fase di costruzione è inutile dire forse farò, perché poi porta malissimo. Però il teatro sia a novembre con Massimo Ghini riprenderà la tournée. Uomo 86, il ping pong. Un salto anche ad Armata di Mare, che collezione propone per il 2014-2015? Allora, quest'anno proponiamo una collezione che sempre verte sul tema marittimo e dove logicamente andiamo a lavorare su tutti quelli che sono i colori del bianco, del blu, del royal e tutte quelle che sono le varie sfumature loro. Quest'anno grande inserimento e molto importante l'abbiamo nella camiceria con tutti i vari effetti ancora, tutto quello che è un richiamo del mare, cavallucci marini, le stelle marine, insomma una collezione che è ispirata decisamente al mare. Il nostro uomo, che dire, è un lupo di mare aggiornato, insomma è un lupo di mare metropolitano. Sviluppiamo anche un'importante collezione di polo in tutti i colori e in tutte le salse, dalle righe a tutti quelli che sono i profili bordati, insomma a tante simpatiche novità che riescono a colorare quella che è la nostra collezione e quello che comunque è il mondo di Armata di Mare. Sbirciavo qui, forse ho visto una novità quest'anno dedicata ai mondiali, esatto, non è vero? Esatto, anche quest'anno ci siamo voluti uniformare, come fanno tutti gli altri, a quello che è un po' il sapore di per sostenere la nostra Italia durante il periodo dei mondiali. Abbiamo fatto una capsule dove logicamente abbiamo inserito quello che è la nostra felpa, il giubbino, il pantaloncino corto e un Apollo. Tutto questo logicamente sempre taggato Armata di Mare.
tra gli stand non poteva mancare la presenza di qualche VIP. C'è un indumento che non manca mai nel tuo armadio? Guarda, adesso a parte l'occasione, ma una scarpa, ormai lo dicevo prima, da quando smetti di mettere le scarpe da ginnastica perché sei ragazzino, una scarpa di pelle di cuoio fatta bene serve. E poi un jeans forse, un jeans, una camicia, una scarpa di pelle, puoi andare ovunque, non hai bisogno di nient'altro, è un po' la fortuna degli uomini rispetto ai dilemmi della donna. Ci sveli qualche tuo progetto televisivo nel mondo dello spettacolo? Guarda, esce la prima cosa che uscirà, io inizio a girare domani il film nuovo di Edoardo Leo e il primo film invece che uscirà già fatto è Fratelli Unici di Alessio Federici, dove siamo io e Raul Bova, due fratelli. In bocca al lupo! Crepi! Ciao Flavio, qui a Pitti Immagine Uomo, come ti trovi qui da Domenico Tagliente? No, qui bene, sono protetto, sono in famiglia. Hai bevuto, hai mangiato le ciliegie? Ho bevuto, ma sono a stemmio, ho bevuto il succo di frutta, perché sai, dice ha bevuto, chissà che pensano. Da conduttore ad attore, qual è il ruolo che ti sta più addosso, in cui ti rivedi di più? Facevo i conti, porca miseria, sono quasi 30 anni, io cominciavo nel 86, ho fatto il Festival dei Due Mondi nel 90, nel 91. E quindi l'importante è che ti piaccia la cosa che fai, che è un po' il segreto di Domenico, che ha una grande passione per le cose che inventa, che crea, che poi realizza. Se ti piace la sfida che ti propongono la fai, altrimenti nella vita credo di aver detto, ti assicuro, più no dei sì. Ci sveli qualche tuo prossimo progetto? Prepariamo la nuova stagione di Affari Tuoi, sperando che sia fortunata come la scorsa, che il pubblico direi non ci voglia ancora bene. Le giacche saranno sempre belle, quello è sicuro, poi se sarò bravo non lo so. Terrai compagnia sempre per l'ora di cena? Cercherò di non annoiarvi mentre apparecchiate, sparecchiate, dopo cena, prima di avete tornato a casa di corsa dal lavoro. In bocca al lupo. Viva il lupo, ci serve, grazie. Ormai il nostro un appuntamento fisso con la rassegna dedicata alla moda maschile e alle ultime tendenze. Uomo non potevano mancare i 70 marchi donna. Entriamo. Perché è una donna anche quella importante, una donna, secondo me c'è il ritorno a un'eleganza. Un'eleganza non eccessiva, un'eleganza proprio di una donna che vuole anche trovare femminilità sempre di più, quindi siamo di fronte a un percorso di cambiamento importante. Sicuramente elegante. Sicuramente elegante, sicuramente raffinato. Pitti Immagine Uomo, ci sono un sacco di marchi maschili, ma anche qualcosa dedicato alla donna. Sì, assolutamente sì, US Polo ha la sua linea donna, molto carina, molto fresca, è una donna molto allegra, colorata, ricca di particolari. Adatta anche quella per un uso quotidiano. Ciao Francesco, seconda volta qui alla Diadora, a Pitti Immagine Uomo 86, come ti trovi, come vivi questa esperienza? 86? Davvero? 86esima edizione. Mappetta, tantissimo, non lo sapevo, vedi, non lo sapevo. Come stai vivendo questa esperienza? Benissimo, mi diverto tantissimo, nel senso sono in uno stand di amici, la Diadora, con i quali stiamo facendo questa parte di cammino, ci sono dei prodotti che amo indossare e che addirittura prima di essere modello per Diadora, e quindi sono molto felice di essere qua, mi diverto e mi piace. Qual è l'indumento che preferisci indossare solitamente?
che preferisco? Ma io in realtà le scarpe, ovviamente, che devo soprattutto indossare, non è che preferisco, ma di Diadora soprattutto le scarpe, se questi giubbini. Quindi non preferisci le scarpe, andresti scalzo? Esatto, era quello che non capivo. Indosso questo giubbino che mi piace molto adesso. Senti, ultimamente ho ascoltato le tue ultime canzoni, mi piacciono molto, ci riprovo un altro anno, me l'accenni qualcosa, l'altra volta mi hai detto di no. Anche oggi ti dico di no. No, no, perché non si fa, è brutto così, non è che una questione, non è una posa, è che senza base, senza niente. Okay, tu la prossima volta porta la base. Se porto la base però. Se porti la base, un microfono giusto, l'impianto voce, tutto io lo faccio. Va bene. I tuoi ultimi progetti, ci sveli qualcosa, qualche scoop? No, scoop no, sì, c'è un tour che abbiamo presentato in due date a Roma e Milano nel mese di maggio, e il tour in realtà parte a ottobre, il 12 di ottobre da Bologna, il tour è appunto Temporeale Tour, stiamo promuovendo questo secondo singolo, Il mio giorno più bello nel mondo, canzone molto bella, molto affascinante, molto strana per quello che è la mia produzione solita, da sentire. Ciao! Ciao. Sari Fontani qui questa sera in occasione anche del PT Immagine Uomo al Flow di Firenze per presentare la tua collezione di scarpe. Esatto, siamo qua più che a presentarla, che comunque è una collezione che avete già visto sul web, avete già visto sui giornali e anche in televisione, siamo qua a raccontare quello che è la collezione. Stiamo parlando di un artigiano totalmente fiorentino, toscano. Una manifattura italiana che racconta non soltanto la storia della cliente, ma soprattutto la vita dell'oggetto. La moda adesso è arte, c'è di tutto di più nella moda, quindi io ho voluto trovare un canale che non appartenesse a nessuno, e adesso sto vedendo che finalmente è successo. Vogliamo ricordare insieme la particolarità del tacco. Esatto, c'è un brevetto registrato a livello internazionale e questo, diciamo, mi ha permesso di farmi strada in mezzo a tutti i grandi brand. Sì, lei è la mia socia, è stata la prima persona in assoluto a credere non soltanto su di me ma anche nel progetto. Come vivi questa esperienza con Shari? L'ho sempre vissuta molto bene, anche perché lei è una grande ispirazione e soprattutto è riuscita a raccontare la donna nelle proprie sfaccettature di tutti i giorni. Quest'anno la tua collezione come sarà? La mia collezione cambierà ovviamente tema, cambieranno anche le pietre. Da uno Swarovski passeremo anche a qualcosa di più sfizioso come rubini, diamanti. Possono essere fatti sia su richiesta della cliente che anche su collezione. Secondo giorno della Fiera Internazionale della Moda, siamo alla Fortezza da Basso di Firenze a PT Immagine Uomo e non ci resta che andare a scoprire le ultime tendenze. Venite con noi! Novità, le ultime tendenze per la collezione di Massimo Rebecchi? Le ultime tendenze per noi sono la giacca. Noi abbiamo puntato fortemente sulla giacca e sull'abito. La giacca per un uomo che in qualche maniera vuol cambiare e diventare anche a volte simile alla donna nella maniera in cui concepisce il vestirsi. Quindi una donna spesso la mattina è in una maniera, la sera è in un'altra. Anche un uomo. Un uomo la mattina lavora e quindi può essere un professionista, un manager che ha il suo abito così, e però dopo quando arriva la sera, quando arriva va un aperitivo, vuol divertirsi, in qualche maniera diventa colorato, diventa con giacche più particolari, più evidenti, perché anche l'uomo proprio sta cambiando la maniera di ragionare, di pensare, è molto più curato oggi l'uomo. Quali sono i colori che vanno più per la maggiore? I colori che vanno più per la maggiore sono sicuramente il colore in contrasto con dei colori che nascono da tutte le palette dei,
bluet dei celesti, degli azzurri, però poi dopo a secondo che tipo di uomo trovi può mettersi il pantalone giallo, il pantalone rosso, il pantalone rosa, quindi proprio può eccedere, o viceversa, può avere una giacca colorata e un pantalone anche praticamente divertente, perché poi nell'acquisto oggi un uomo cerca appunto anche di divertirsi, di sembrare che lui si è comprato delle cose che lo fanno diventare più divertente. Qua. Vabbè, la moda e la danza, e praticamente sono due sorelle, sempre la danza guarda la moda per essere sempre nel vestito giusto. Io seguo sempre la moda proprio in generale, perché inventare ogni volta un vestito da ballo non seguendo la progressione, comunque quelle che può essere in quel momento una moda, sei fuori in contesto. Poi qui è una cosa bellissima, una cosa molto giovanile. Happiness è una marca molto molto bella, molto giovanile, molto dinamica, che comunque quelle che facciamo noi ballerine, per me questo penso 80% del mio tempo sono vestita così, per ballare, per insegnare, per stare comoda con bambini, poi ci è vestito da sera, però penso che è proprio un posto giusto per ballerini. Natalia, che tipo di esperienza è quella di Ballando con le Stelle? Ma Ballando con le Stelle, io direi esperienza come ballerina, sì, però non è che sto facendo cose nuove. Io comunque insegnante nella vita, anche al di là del Ballando con le Stelle, insegno persone che non sanno ballare, però per me esperienza è proprio riuscire a fare a tempo breve a ballare un personaggio che non ha mai ballato. E poi non è che il personaggio che si presta spesso stupido a se stesso, è un personaggio che comunque ha già la sua immagine, carriera, o un giornalista, o un atleta, o un attore, che non è facile tirare fuori da lui veramente un ballerino, è una sfida più come una psicologa, insegnante, e non come soltanto ballare. Per me ballare sì, ballo tutti i giorni, ma questa è veramente una esperienza meravigliosa per capire che chiunque può ballare. Qual è la disciplina in cui ti rivedi di più, che ti piace di più? Ma la disciplina mia, diciamo, la casa mia è latinoamericano, però io insegno tanti generi diversi, perché comunque anche ballando me stessa solo latinoamericano adesso ormai non basta più, il mondo va così avanti che se tu pratichi soltanto un genere sei povero. Penso la stessa cosa nella musica, la stessa cosa in teatro, non puoi fare solo la stessa cosa. Sì, ballo latinoamericano, ma cerco di abbinare anche un po' di moderno, un po' di contemporaneo, qualcosa di danza classica, perché ormai tutto è diventato molto mischiato. Se tu rimani in un genere, fai sempre la stessa cosa, è la finita. Qui a Pitti Immagine Uomo, come stai vivendo questa esperienza? Ti trovi bene? Molto bene, voi? Benissimo, soprattutto qui con te, in tua compagnia. Quali sono i tuoi prossimi progetti? Il mio prossimo progetto ora è di andare in giro a promuovere il mio libro, abbinando la presentazione del libro a dei concerti live. E poi mi piacerebbe anche andare un po' in vacanza. Mi piacerebbe molto fare un po' di vacanza. Stai già lavorando sul tuo prossimo disco? Non si smette mai di scrivere, in realtà. Poi quando ci sarà il momento di concentrare l'energia al massimo lo faremo. Visto che siamo qui nel mondo della moda, cosa che non manca mai nel tuo guardaroba, comunque è l'indumento che preferisci indossare? Ma l'indumento che preferisco è quello che ingombra di meno. Quindi c'è qualcosa in particolare? So, biancheria intima, ecco. Costume. Siamo in tema di mare.
giorni abbiamo scoperto insieme le ultime novità, le ultime tendenze per la collezione 2014-2015 e il nostro viaggio nella moda è arrivato al termine e Pitti Immagine Uomo vi dà appuntamento. All'anno prossimo! A tutti i telespettatori di Teleiride. Teleiride, cari amici, io vi saluto tanto, vi seguo sempre oltretutto, quindi... Alle telespettatrici, vabbè, ai maschi pure, va bene. Saluto. Un saluto, allora, un saluto ai maschi e agli spettatori di Teleiride, un bacio alle spettatrici, alle telespettatrici di Teleiride, fatto bene? Anche i bambini, naturalmente. Io e Barbara salutiamo tutti gli amici di Teleiride. Ciao. Teleiride, un grande saluto da parte della Natale Centova, vi aspetto tutti quanti a ballare, o avanti televisione o scuole di ballo. Ciao. Teleiride, mi raccomando, guardate sempre il mondo a colori. Estate rock.